oggi mi è arrivato un sogno, ragazzi, un sogno mi è arrivato oggi da parte di Strumenti Musicali, strumentimusicali.net. Ragazzi, velocissimi, so che la mia scheda audio che ho ordinato, ragazzi, mi è arrivata oggi, però mi è arrivata adesso, ragazzi, adesso. Questo è un sogno che diventa realtà, ragazzi. Apriamo. Ragazzi, la sorpresa. C'è qualcosa qua dentro. Ci deve essere la ricevuta. Per aprire, che l'unica cosa penso che qua ragazzi pazienza. Comunque sapete, me lo immaginavo più piccolo, guarda, ve lo dico la verità, me lo immaginavo più piccolo, però è più grande di quello che me lo immaginavo. Pesante. Pesante. Wow. Si sente che farà il suo lavoro. Già mi piace molto. Praticamente sto cambiando la scheda audio, perché l'altra scheda audio che ho la Focus. E praticamente questa è la mia vecchia, la scheda audio, quello che sto usando fino adesso, che ho sempre usato. Ragazzi, mi sono trovato molto bene con questa scheda audio fino adesso, nel senso che volevo giusto cambiare qualcosa, perché questo, praticamente, il fatto che il volume del monitor è qua, mi viene scomodo, diciamo, a me personalmente lo trovo un po' scomodo, perché devi sempre mettere il dito così, no? Devi sempre stare così con il dito lì per il monitor. Invece questo mi piace di più, perché volevo qualcosa che è così e devo stare tranquillo. Magari lo metterò così, però devo stare tranquillamente tranquillo. Ok, quindi questa è arrivata nella scatola. Cosa c'è? Ragazzi, comunque la scatola è fatta protettivo. Ok, adesso controlliamo le cose che ci sono dentro. Boh, non lo sappiamo. Il forbice. Adesso continuiamo. Non è per qualche pensiero. Ok, poi c'è un'altra scatola e dentro non c'è più nulla. Non c'è più nient'altro. Quindi alla fine c'è questa scatola qua che è molto protettivo. Guardate com'è. Molto protettivo. Come scatola per poter mettere la scheda audio. E anche dentro è fatta sempre due materie. Poter accendere e spegnere. E qua c'è per l'uscita Thunderbolt. Non l'ho preso USB perché con Thunderbolt va più veloce, quindi per questo l'ho preso. E poi anche questo, perché quella USB ho visto che il colore era bianco, era l'unico. Invece questo, questa specie di grigio scuro, mi piace di più, lo trovo più elegante, ecco, che personalmente è per questo motivo l'ho preso. Anche a Thunderbolt per questo, perché il colore mi piace molto e anche il colore lo trovo più elegante. E adesso apriamo la scatoletta per vedere cosa c'è dentro. Abbiamo bisogno di forbici o no? Ok, vediamo cosa c'è. Qua ci sono tutti gli adattatori per l'alimentazione.